Bella ragazzi, benvenuti nel terzo episodio della Jurassic. Sì, lo so che 3 e 3 fa 6, però è terzo, una mano sola. Gli scorsi due episodi vi sono piaciuti, che dire, tantissimo di più. Cioè, è una cosa fantastica, quindi mi raccomando, continuate a supportare questa serie con tutti quanti i vostri mi piace. E niente, mi raccomando, e vai subito con la sigla. Ok ragazzi, allora siamo finalmente nel mondo della Jurassic. Spero funzioni il microfono e tutto. Sì, ok. Si sta facendo notte, cosa poco bella e rassicurante. Però appena scompariranno, ok, si può già dormire subito, cosa molto figa. Allora, questi episodi vi stanno piacendo tantissimo e molti mi hanno detto appunto di farli più lunghi. E visto che comunque questa è una serie un pochino, anche un po' scialla, perché comunque dobbiamo andare a scavare, trovare i minerali nuovi, le ambre, i fossili, le cose varie. Sto morendo. Possiamo fare gli episodi un po' più lunghi, così siete tutti quanti contenti, siete tutti quanti felici e contenti. Allora, questa puntata innanzitutto vedrete che qui, allora mettiamo di qua, qui ho finito di setacciare tutti quanti i vari fossili. E tra tutti quelli che avevamo, che erano una cifra tipo 30-40 fossili, non so quanti ne avevamo, solamente 3 e 2 ci hanno dato il DNA. DNA, un fazzolettino di DNA, tipo 3 di Velociraptor e 2 di Brachiosauro. Però per fortuna abbiamo anche l'ambra, che da quello che ho capito è tipo rara quanto il diamante, che ci dà direttamente il DNA. Allora, in questa puntata ci serve un macchinario preciso, che è niente po' di meno che il DNA sequencer, che da quello che mi ricordo ci permette di trasferire dai fazzolettini di DNA su dei dischi le varie informazioni e di poter creare quindi finalmente il DNA. Per creare questa roba ci serve, a parte che tipo una cifra di ferro, dov'è? Vieni qui, una cifra di ferro ci serve, ma ci serve anche, ecco, tipo il rosso relativo e il quarzo. Dobbiamo andare nel Nether e ci servono i diamanti e un sacco di roba che non abbiamo. Quindi in questa puntata io direi andiamo a scavicchiare nel fondo del nostro cavernicolo e andiamo a trovare il diamante che ci manca. Allora, prendiamoci un pochino di ferro per farci piccolelli belli bellini. Ci facciamo al volo una spada in ferro contro i mob in caso ci attacchino da direzioni poco vicine. Ma cosa sto dicendo? Ci facciamo a little bit of torce e possiamo partire. Raga, non fate una cifra, vabbè, fa niente. Ci prendiamo anche i nostri bellissimi panni per avvolgere i fossili se li troviamo. E possiamo scendere giù in miniera a cercare del diamante finalmente, perché ci serve un sacco questo nuovissimo non so parlare stasera, raga, ho un mal di gola allucinogeno. E niente raga, questo video sarà molto molto lungo, penso sarete contenti voi. Appunto, vi stavo dicendo, ci serve questo nuovo macchinario che si crafta appunto con il quarzo, che si trova nel Nether, cioè il Nether si trova nel Nether, capito? Cioè, è incredibile. E si raggiunge con l'ossidiana e ci serve il piccolo diamante per raggiungerlo. Allora, di qua, ecco qua, si scendeva. Raga, vedete se serviva il secchio d'acqua. Torno subito a prenderlo su e ci vediamo. Ok, rieccoci qua. Allora, intanto che scendiamo vi parlo un pochino di alcune cose. Raga, io sto veramente a pezzi. Cioè, non so voi, ma ho tipo mal di gola, naso chiuso, inverno mio, mi fai veramente cagare. Spero tu finisci il prima possibile, perché il mio naso e le mie allergie ne stanno risentendo abbastanza. Allora, oh raga, qua si scende, cioè non è che si scende, cioè, c'è tipo la porta nascosta. Vediamo un po', e oh, che roba è sta roba? Che roba è sta roba? Quello è tipo un fossile, mi pare. Allora, avviciniamoci un pochino, proviamo a prenderlo con questo. No, questo va rotto, è tipo le piante, esatto, ecco le nostre belle piantine. Che ho scoperto che anche le piante vanno passate nel grinder. E anche le piante possono darci tipo del DNA di pianta per creare le piante, dei dinosauri piante, del piante. Siamo stati così sfigati che non ci hanno dato le cose delle piante. Anzi, mi pare che tipo il buon Mir ci ha dato. Boh, non mi ricordo, cose schifose comunque, perché siamo sfigati come sempre. Ah sì, l'ossidiana ce l'abbiamo, ma non ci abbiamo il piccolo diamante per prenderla. Giustamente. Allora, da dove siamo scesi, raga? Io mi perdo facilmente nelle cavernicole. Allora, oh, raga, cos'è sta roba? Ah, è il gypsum ore, questo qui. Che non è ore, è powder, gypsum powder, esatto. E ci serve appunto per craftare le nostre bellissime bandage per prendere poi
Poi sembra una cosa porno, però vabbè, ok. Che ti serve per prendere? Ragazzi, stiamo già degenerando dopo tipo 10 minuti di video, che non so voi che minuto corrisponde. Però ci serve appunto per prendere i fossili. Allora, qui c'è altro carbone che non andiamo a prendere. Anzi, sì, qua c'è intanto quel coso qui delle piante, i fossili delle piante che ci prendiamo. Cioè il flint ci ha dato, mannaggia, siamo proprio sfigati. E andiamo a vedere qua il carbone, perché chiedere al carbone di solito ci sono sempre i fossili, perché è fatto così, cioè, capito? Vicino al carbone, fossile aquilone. Fa rima, ma non fa ride, cioè. Ok, apriamo qui questa caverna che speriamo continui. Oh sì, continua pertanto. A che altezza siamo, per curiosità? 11. Cioè, altezza del diamante. E speriamo che troviamo il diamante, cioè, speriamo veramente. Allora, giù quest'acqua, via altre torcette. Altre torcette, torcette. Vediamo un po' se vediamo un diamante a vista d'occhio. Se no siamo un po' sfigati. Poi andiamo a prendere tutte quante le altre cose. No, no, continuiamo a trovare queste cose inutili. Queste cose perché ho piazzato un blocco. Perché non lo so. Continuiamo a trovare queste cose delle piante che oggettivamente a me non servono alla ceppa. Spero bruci nella lava, esatto. No, non bruciate proprio tutte. Oh, almeno tu no, per favore, grazie. Oh, altra di sta roba. Ma secondo me a sta altezza qua non si possono trovare i fossili, ma si trovano solamente queste cose delle piante. Non lo so, magari tipo qualche idea della mod legata a aree zoologiche. Non lo so, non lo so proprio. Però vediamo un po'. Qua solo carbone. Non ci dai altri fossili, per favore, amico? Niente fossili, no fossili, no party. No party, no party, no video. No video, oh, gypsum. Polverina bella. E c'è del ferro anche di là, lo prendiamo subitissimissimissimo. Comunque, raga, questa serie mi sta piacendo davvero davvero tanto. Quindi io sono indeciso di portarvi due episodi a settimana o uno solo, come lo sto portando adesso il mercoledì. Fatemelo sapere voi con un mi piace, insomma, se vedo tantissimi mi piace, vedo che vi piace tantissimo, magari riesco a portarvi due episodi a settimana e ne sarei veramente veramente tanto contento. Perché questa serie che anche a me piace registrare, perché è tranquilla, capito? È tranquilla. A parte che sono sfigato e non trovo niente, ma è tranquilla. Proviamo ad andare di qua, magari di qua c'è qualche altra cosa. Abbiamo esplorato l'altra volta, esatto. C'era tipo il dungeon con delle cose che abbiamo già preso dentro, ma non c'è dentro. Siamo di una lontana isola. Veniamo dalla Jungungang, che è un'isola che sta a sud dell'Africa orientale. Ragambra! Raga, che culo, ma dai, me l'ho scavato in cu- cioè, guardate, vabbè, grazie. Sì, lo so che l'ambra è rara, come un diamante, ma a noi ci servono i diamanti, mo. Cos'è, moschito? Afid, che ho scoperto che l'afide è tipo un insetto particolare, tipo un bagarozzo schiacciato, che, cioè, caruccio, oddio, caruccio, bruttino, caruccio per gli scienziati, ecco. Sento scheletri, ho trovato un coso inutile. E del ferro. Del ferro che è molto molto buono. Quanto ferro, raga. Ma quanto ferro c'è qui? Troppissimo. Sento sempre più vicini gli scheletri, raga. Sento sempre più vicini gli scheletri, eh. Ci siamo dentro gli scheletri. Ci siamo. Eccoli, li sento, eh. Siamo noi gli scheletri, in verità. Oh. Lapislazzuli. Oro. Enderman. No, è uno scheletro, vabbò. Non stiamo nell'UHC, sei buttato l'acqua. Bravo Matteo, sei ingenio. Complimenti, GG. Bravo Matteo, bravo. Allora, facciamo una cosa un po' tattica. Tattica, Matteo, dai, distronzate. Tu che fai cose tattiche non si vede da... Non si è mai visto. Scendiamo tatticissimi creando una finta scala con una bella torcia qua. Raga, sento puzza di diamanti, Sento proprio puzza di diamanti qua. Ta ta ta. E per riconoscere che da qua si sale mettiamo tipo un po' di torce, tantissime. Spada alla mano, andiamo di qua, dallo scheletrozzo e ta ta. E vabbò, un altro. Quanti siete, no? Vabbè, raga, qua ci moriamo. Addio, ciao. Raga, se qua c'è un altro scheletro, siamo fritti. Non c'è un altro scheletro, vero? No, bravi. Ci seguono? No, non ci seguono, possiamo mangiare in santa pace. Allora, mangiamo e torniamo lì e gli facciamo il sederino. Me lo sento, gli facciamo il sederino questa volta quando ci devo... Raga, ma quanta roba c'è qua? Madonna! Ma queste sono tutte quante tipo le foglie. Cioè quei fossili strani che delle piante, in teoria. Occhio sempre agli scheletri là sotto. Guardate quanti ce ne sono. Secondo me ci sono anche fossili, raga, me lo sento. Non mi dà. Ma sentite quello che te pare, Matteo, ma tanto non ci stanno. Oggettivamente. E solo carbone. Ottimo, ottimissimo. Carbone è l'unica cosa che non ci serve. Da c'è il ferro a sto punto che ci può servire. Ok, preso questo ferro, scendiamo.
La vita ce l'abbiamo di nuovo tutta quanta al massimo. Gli scheletri non li vedo più per fortuna. Intanto continuiamo a rompere questo oro qua, che ci può sempre servire l'oro. Anche se ne abbiamo un po' di oro, però lo prendiamo per sicurezza. La redstone che ci serve anche per fare un po' di esperienza. L'esperienza, che ci fai, Matteo? L'esperienza. Non vuoi essere esperto se rompi la redstone? Raga, sto dicendo cose senza senso, come sempre d'altronde. Comunque vedete questo video mercoledì, lo sarei restando lunedì. Beh, figo, figo, lunedì alle 10 di sera. Figo, fa ancora più figo. Comunque mi sto anticipando un po' di video perché ho la pausa all'università. Cioè ho tipo le 2 settimane di pausa tra il primo e il secondo semestre. E quando ritorno tra 2 settimane ho tipo 3 esoneri. Che per chi non sa cosa sono gli esoneri, praticamente sono come se una professoressa vi interroga, no? Cioè, che ne so, tipo a fine anno ci avete un esame. E l'esame va tipo su tutto il programma, no? Però siccome la professoressa è particolarmente buona, o particolarmente stronza dai vostri punti di vista, vi dice: vabbè, facciamo un esonero. Cioè, vi interrogo dal capitolo 1 al capitolo 4. Così all'esame vi portate solamente dal 5 al 10. Tu dici, vabbè, figo, no? Però poi, tanto figo non è, se devi studiare. Vabbè, comunque, questi scheletri non li vedo più. Vabbè, vabbè, raga. Io parlo. A parte non c'è più la spada in mano. Per quale motivo non ho la spada in mano? Vieni qua, spada a me, vieni a me. Ma perché ancora non ce l'ho? Vieni qua, spada, perfetto. Ah, ah, l'ho ucciso. Illuminiamo qua, che sennò... Ambra! È un altro scheletro, vabbè, no? Un altro... Oh, un altro scheletro ci sta? No, perché se ci sta ditemelo che mi preparo. Cioè, schiudo la serie, non lo so. Se muoio pure qua è un casino. Oh, Amber, raga. Moschito in Amber, che culo. Che fortuna, volevo dire. Vediamo se è ferro, unica consolazione della vita. Meno male che ci sei tu, ferro. Non sai come... Non so. Oh, mamma mia! Raga, non so come abbia fatto a salvarmi in questo momento, ma... E ragazzi, non mi ci è voluto molto, giusto un po', ma abbiamo i nostri bei 2 diamanti, 3, qua, ci, oh, hey, vabbè, tutti, cioè 1000 diamanti, hey, vabbò, che fortuna, un altro, va bene, quanti sono, 6, tipo 6 è il massimo che si possono trovare, 7, boh, possiamo tornare ora su in tutta la nostra felicità. Ah, che bello. Ok, non abbiamo più cibo, però abbiamo una crafting table e abbiamo un bellissimo, niente un po' di meno che piccone in diamanti. Allora, ora che abbiamo sto piccone possiamo prenderci i nostri 8 pezzi di ossidiana e andare in Nether a prendere il quarzo. Bene. Bene. Ok ragazzi, abbiamo preso i nostri 8 pezzetti di ossidiana, eccoli qua. E possiamo ovviamente tornare su, fare al volo il portale. Sì, lo so, Matteo, servono 10 blocchi per il portale. Grazie, mi sono accorto, grazie, torno subito. Ok, via. E possiamo entrare subito nel Nether per prendere i nostri pezzetti di quarzo. Sì ragazzi, episodio dopo XL. Ma vai, ormai ci siamo, andiamo. Finché non craftiamo quel coso noi continueremo ad andare avanti. Raga, ok, no, sto dicendo cadiamo nel vuoto. Come siamo messi? Oh, che fortuna, c'è già la fortezza. Lagga. Mentre lagga noi andiamo ovviamente a prendere il quarzo. Così, a caso. Ma non, perché non spacca? Grazie, ci ha fatto un favore a spaccare il quadro. Beh, sento pure i gas. Ci sbrighiamo magari ad andarcene. Ci basta sto quarzo, guarda, sento che mi basta. Vabbè dai, prendiamo un altro po', se no si offende. Fai, oh, perché non mi prendi a me? Prendi solo lui. Va bene, ti prendo, ok? Bene, possiamo finalmente craftare il nostro DNA sequencer. Allora, ci servono 3 lingotti di ferro che penso di avere. Vediamo un po'. 1, 2, 3, li prendiamo da qua. Anzi, creiamoci una cassa appositamente per questo macchinario. Ok, quindi mettiamo qua. Ci servono 1, 2, 3, così mi pare. Vediamo un po', sì. Poi ci servono 3 DNA analyzer. Che si fa? Oh mio Dio, quanta roba. Con gli advanced circuit. Che si fanno con 2 basic circuit. Che si fanno con... Madò, ma che cos'è? Quindi, secondo un calcolo matematico, se questo ce ne dà 2, dobbiamo farne 3. 3 volte quel crafting. Allora, famosene così 45 di lingotti di sta roba. Tu, amico ferro, anche tu. Vai. 63. Un po' di più, dai. Tanto, siamo ricchi oggi. Ok, eccoli qua, ne ho fatti una cifra. Intanto la videocamera ci abbandona perché si è surriscaldata dopo 40 minuti di video.
10 ci bastano, non lo so se ci bastano, però ce li facciamo bastare. Poi per gli Advanced Circuit serve un Iron Nugget, un Iron, una Gold Nugget e una Redstone. Perfetto, ce l'abbiamo in quantità industriali, quindi andiamo a mettere 5-5, poi un Iron Coso, poi una Gold Coso, anzi mettiamone 5 ovviamente, e la Redstone. Perfetto, e abbiamo i nostri 5 bellissimi, guardate che casino nostro inventario. Advanced Circuit, anzi possiamo buttare sta roba qua, ecco, già meglio. Poi i nostri, ecco, ci servono i laser che si fanno con i diamanti, ma do, 3 diamanti dobbiamo utilizzare, pure. Un'altra cosa, nel frattempo prendo qui un po' di sabbia, la metto a cuocere, perché dopo ho visto che ci serve il vetro, e quindi ho detto, beh, iniziamo a cuocere così nessuno ci rompe l'anima. Ok, ecco qua il crafting dei nostri 4 laser, ce l'abbiamo, 1, 2, 3, 4. Poi, laser, advanced circuit, il vetro e tutte quante, così, noccioline qua, quindi. Laser, advanced circuit, ok, 1. Poi che manca? Ah, le noccioline qua. 2 e 3, non sprechiamo questo che ci serve per fare altre cose. Poi, sti 3 ce l'abbiamo, no? Al keyboard, vabbè, il keyboard, no, un altro basic, sì, vabbè. Una fetta di chiappa, la disk drive, ci serve un laser, un advanced circuit, un iron ingot e 3 di sti cosi e un pulsante. Cuociamo anche la stone, vai, sti episodi sto durando 1 ora e mezza, ormai la webcam se n'è andata a farsi fottere. Guarda, uno, per far risuscitare i dinosauri che deve fare? E ok, ecco il disk drive anche che va ad aggiungersi alle cose che ci servono. Poi qua ci serve una pressure plate, una slab e poi tanti pulsanti e un basic circuit. Perfetto, ecco qui anche una keyboard. Praticamente nel crafting ci manca ormai solamente lo schermo, il monitor, il computer screen che si fa con tutta sta roba qua. Quindi ci serve un fiore rosso, un lapislazzo che abbiamo, ci manca il cactus che andiamo subito a cercare. Cioè ovviamente ve la taglio la parte dove cerco, cioè, perché raga, ovviamente non è che potete stare qua 20 ore, ecco. Ok ragazzi, di là oltre l'oceano, poco oltre l'oceano, c'è un bellissimo deserto. Quindi ho preso un po' di cactus, li ho messi anche qui un po' a mo' di farm. Mentre qui diciamo nella dark oak ho preso un po' di cespugli di rosa, vabbè pieno, tipo ce ne stanno ogni centimetro, per poter fare finalmente tutti quanti i circuiti e le varie cose che ci servono. Allora, quindi con il cactus ci facciamo, Dio com'era, andava cotto, vero, andava cotto il cactus. Lo mettiamo a cuocere per fare appunto il colorante verde. Mentre la rose brush la mettiamo qui e ci dà direttamente le nostre cose. Allora, vieni qua, perfetto, un cactus cotto. I pannelli di vetro già li abbiamo. Il lapislazzulo, eccolo. Quella è mezzo. Ok, questo è il lapislazzulo. Il quarzo c'è, il basic circuit c'è. Ci manca solamente, vediamo un po' cosa. Niente, il ferro che abbiamo. Eccoci qua, pronti, ecco a voi il nostro bellissimo monitor. Raga, questo penso sia stato l'episodio più noioso di tutta la serie. Cioè, abbiamo fatto il macchinario più dispendioso e più difficile da craftare di tutta quanta la mod. Anzi, dormiamo un po'. Ah, ecco il nostro bellissimo crafting al completo. Ma cosa sto mettendo le cose nella cassa? Ed ecco a voi il DNA sequencer, raga. Finalmente abbiamo il DNA sequencer e possiamo mettere dei dischi vuoti insieme a questi, che sono i Velociraptor Soft Tissue e ai Brachiosaurus Soft Tissue. I dischi vuoti sono facili da fare questi, no, pure qua il Basic Circuit, ma basta. Ma meno male che ne abbiamo fatti 4 in più, perché se no, cioè, e 1, 2 e voilà, 4, 18, 28, 4 dischi vuoti. Quindi andiamo subito a mettere, raga, io direi facciamo 2 Velociraptor Soft, anzi no, facciamo 3 Velociraptor, dai. 1, 2 e 3. Perfetto, e adesso è iniziato, anche se non si vede, si vede, ok, appena adesso, il processo di estrazione del DNA e impressione nel disco. Quindi ragazzi, per questo video lunghissimo, non so di quanti minuti sia uscito questo video, è tutto. Mi raccomando, abbiamo fatto il macchinario più difficile del gioco. Spero che nel prossimo episodio riusciamo finalmente a creare qualche uovo da mettere nell'incubatrice, in modo che ci avviciniamo alla schiusura delle nostre prime uova della Jurassic Craft. Quindi ragazzi, lasciate tantissimi mi piace, questi cosi qua li riappoggio qui, non si possono riappoggiare, li appoggiamo qua. Ma te offro tutto, lasciate tantissimi mi piace, un commento, iscrivetevi se ancora non foste iscritti,
questa Instagram che è veramente molto bello. Dovete avere tutto, vi saluto, vieni allo studio.